Amici e amiche di Sportomè, buon pomeriggio dall'Ambiente Stadium per la 18ª giornata del girone C di prima categoria. Si affrontano Nuova Peloro e Rodi Milici. Luca schiera fra i pali Arena, poi Peditto, Manzella, Manciagli, Caristi, Ardiri, Abate, Calapai, Arena, Russo e Bardetta. Ospiti che invece rispondono con Accetta, Munafò, Martino, Catalfamo, Celi, Torre, Gambera, Calarco, Catalfamo, Trifirò e Franchina. Incontro affidato alla direzione del signor Samuele Surrusca della sezione di Caltanissetta. Intanto si può cominciare, primo possesso per il Rodi Milici. Rimessa laterale affidata a Manzella che torna da Calapai, poi si chiude la triangolazione fra i due, traversone in mezzo. C'è lo stacco di Russo che realizza un gol bellissimo che vale l'1-0 della Nuova Peloro. Comincia col botto la formazione di Luca perché è già cambiato il parziale dell'Ambiente Stadium. Rivediamo il traversone perfetto di Manzella e poi lo stacco di Russo che non ha lasciato scampo ad Accetta. Riparte subito la Nuova Peloro con il pallone per Peditto, supera un avversario il 2, poi vuole il traversone sul secondo palo per Russo che però viene anticipato da un avversario. Ci sarà il corner per la formazione padrona di casa. Arena vuole allargare il gioco sulla sinistra dove arriva Manzella. Manzella è pronto per il traversone in aria. C'è un tocco con la mano di Munafò e il direttore di gara non ha dubbi. Calcio di rigore per la Nuova Peloro. Rivediamo il cross di Manzella e poi il tocco di Munafò. Dagli 11 metri si presenta Ardiri che colpisce la traversa. Occasione che sfuma per la Nuova Peloro. E poi Manciagli consola subito il proprio compagno di squadra. Pressione della Nuova Peloro che recupera il pallone con Calapai. Ancora Calapai. C'è lo scarico per Bardetta che conclude il pallone. Finisce oltre la linea. È 2-0 della Nuova Peloro. Bardetta va verso la panchina per celebrare il suo gol. E c'è l'abbraccio con Mister Luca. Grande gioia della Nuova Peloro. Cambia ancora il parziale dell'Ambiente Stadium. Rivediamo il destro di Bardetta, tocca Accetta, ma non basta. Abate portapalla, poi Calapai perde il possesso, recuperato ancora da Abate che può far ripartire un'azione per la Nuova Peloro. Attenzione al pallone in verticale per Arena, che insacca con il mancino. È 3-0 della Nuova Peloro, dominio totale della formazione bianconera. Arena esulta anche con Peditto e indica la tribuna. Sta dilagando oggi la Nuova Peloro. Rivediamo il mancino di Arena che è valso il 3-0 della Nuova Peloro. E su questo parziale si va al riposo. Nuova Peloro avanti di 3 reti sul Rodi Milici. Arena si invola verso la metà campo avversaria, poi apre il gioco sulla sinistra per Bardetta, il controllo di Bardetta, poi la conclusione che vale il poker della Nuova Peloro, doppietta di Bardetta che colpisce subito in questa ripresa. Riapprezziamo lo stop di Bardetta e poi la conclusione diretta verso la porta. Calapai, pressato da diversi avversari, riesce comunque a servire in avanti Bardetta che vince un rimpallo con un avversario. Confusione per la difesa ospite, Bardetta ci riprova, ma Accetta stavolta si impone. Pericolo scampato per i rossoblù. Ardiri gioca in verticale, grande passaggio di Calapai che fa ripartire la Nuova Peloro. Ancora Calapai a portare palla, si accentra Lotto. Assist interessante per Arena con il mancino. Tocca di piede Accetta, poi arriva Bardetta che firma la tripletta. 5-0 per la Nuova Peloro. E terzo gol della serata di Bardetta. Rivediamo il mancino di Arena, respinge Accetta e poi sul tap-in arriva Bardetta. Attacca ancora la Nuova Peloro, sempre con Ardiri, pallone recuperato dagli ospiti, poi c'è il solito pressing di Calapai che riparte. Tenta una serie di finte, Lotto che si defila sulla sinistra, pallone in mezzo, sporcato, Arena con il mancino. Va vicino al 6-0 della Nuova Peloro e poi si fa anche male l'attaccante bianconero. Bardetta gioca benissimo nello stretto e chiude una triangolazione con la Valle, riparte in contropiede la Nuova Peloro, viene servito sulla destra costa, ha un'opportunità per avanzare ma poi Surrusca segnala il fuorigioco del numero 14. Rivediamo il passaggio di Bardetta per Costa che era in posizione regolare. Sempre Nuova Peloro in attacco, recupera Bardetta, pallone per Arena che gioca a spalle alla porta. Suggerimento in orizzontale per Calapai che prova addirittura la conclusione, ma è reattivo, Accetta e si impone.
Portapalla Ardiri, scambio corto con la Valle, ottimo fraseggio della nuova Peloro, avanza sempre il 6, pallone in profondità per Arena. Arena si defila un po', poi libera il sinistro, respinge a Cete sulla ribattuta, arriva Calapai che firma il 6-0 della nuova Peloro, terza rete della ripresa per la formazione di Luca. Rivediamo il sinistro di Arena toccato da Cete, poi sul tapin arriva Calapai che fa 6-0. Ardiri vince un duello, poi qui rischia con la giocata, recupera il Rodi Milici. Attenzione al pallone sulla sinistra, c'è il tentativo di conclusione, poi arriva adesso il mancino, respinto da Arena, ma gli ospiti sono ancora lì in agguato. Poi rimedia Calapai. Pallone che finisce fuori, ma fischia tre volte su Rusca. Nuova Peloro batte Rodi Milici 6-0. Vittoria importantissima conquistata dalla formazione di Michele Luca.